Siamo alla pagina sportiva, parliamo di calcio e di basket. Per quanto concerne il calcio, nel primo giorno della stagione 2021-2022, il presidente del Delfino, Daniele Sebastiani, sulle pagine del quotidiano Il Centro, fissa l'asticella, dice: abbiamo il dovere di puntare all'immediato ritorno nella cadetteria. Ma per saperne di più ci colleghiamo in diretta con il collega Enrico Giancarli, che è autore dell'articolo e che ci parla anche diciamo, di quanto ha anticipato il presidente Sebastiani sulle prossime mosse che riguardano cessioni, acquisti, nomi di alcuni riconfermati, e ci sono novità anche per quanto concerne, vi dicevo, il basket. Enrico, buon pomeriggio. Dunque, dici tutto tu. Buon pomeriggio Gigliola, un saluto a te, un saluto naturalmente a tutti gli amici che ci guardano in diretta al TG8 per parlare di sport, per parlare di calcio, ma anche per una doppia news importante di basket. Cominciamo con il calcio e con la lunga intervista rilasciata sul quotidiano Il Centro in edicola oggi dal presidente del Pescara Daniele Sebastiani dopo il primo giorno di lavoro a Palena. Tanti temi trattati dal presidente, naturalmente il mercato, ma anche l'ambizione e la volontà di tornare in Serie B. Abbiamo l'obbligo di provare a vincere il campionato, ha detto il presidente, frasi molto molto importanti. Anche un pizzico di rammarico, quello di non aver centrato almeno il quart'ultimo posto lo scorso anno, perché con l'esclusione del Chievo il Pescara oggi poteva festeggiare l'immediato ritorno in Serie B con il ripescaggio. E poi il calciomercato. Presidente Sebastiani ha detto che può tornare subito De Sena, confermate le cessioni di Scognamiglio all'Avellino, di Crecco al Vicenza, di Masciangelo al Benevento. Sul fronte arrivi, il grande obiettivo in attacco è uno tra Gliozzi e Goria, entrambe le operazioni però sono difficili, mentre sembrerebbe essere molto più vicino l'esterno offensivo Eugenio Durzi. Sul fronte cessioni nulla, nessuna ulteriore novità, se non che Galano, almeno a detta del presidente, potrebbe restare perché non ha manifestato l'intenzione di lasciare Pescara. Poi un messaggio alla tifoseria, quello di resettare tutto, cancellare questi 2 anni e ripartire con nuovi obiettivi. Questo in estrema sintesi il messaggio del presidente Sebastiani, che poi ha anche aggiunto che il Lanes, il difensore classe 97, tra domani e dopodomani arriverà a Palena, firmerà il contratto, acquisto a titolo definitivo dalla Fiorentina. Si tratta di un giocatore molto molto importante, non sono esclusi ulteriori arrivi in difesa, con uno tra Scognamillo e Dellicarri, Filippo Dellicarri, classe 99, già in biancazzurro e di proprietà della Juventus. Questo per quanto riguarda il calcio. Gigliola, sul basket vi abbiamo detto di notizie importanti, perché se da un lato oggi la Lux Pallacanestro Chieti ha ufficializzato l'arrivo di Amici, un'ala piccola di 2 metri, un grande talento spesso inespresso, si tratta comunque di un colpo molto molto importante, noi siamo già in grado di darvi il nome del secondo americano, si tratta dell'ala forte centro Cameron Jackson, giovanissimo, classe 1996, 2,03 metri. Lo scorso anno ha vestito la maglia del Benfica nel massimo campionato portoghese. 2 anni fa ha giocato la finale scudetto in Bundesliga, è molto giovane, ma di lui si dice un gran bene. Dovesse essere confermato, un grande colpo di mercato. A te, Gigliola.